Diamo immediatamente inizio a questa serata dicendo che siamo lusingati e onorati di avere con noi il vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana, senatore Maurizio Gasparri. Vi prego di accoglierlo. Oggi è l'11 settembre e ricorre il 16° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, per cui propongo all'Assemblea un minuto di silenzio per le vittime di quel tragico e terribile attentato. È la terza volta che il senatore Maurizio Gasparri viene nella nostra città e questa volta ho il piacere io, da sindaco, di portare il caloroso benvenuto e il saluto della città. Saluto le autorità tutte presenti in sala, le signore e i cittadini che hanno avuto la bontà di venire questa sera a sentire il nostro vicepresidente. Il senatore Maurizio Gasparri, dopo la maturità classica conseguita presso il liceo Torquato Tasso di Roma, si dedica alla politica con grande impegno e passione civile, conseguendo lusinghieri risultati. Deputato al Parlamento italiano con l'MSI dal 1992 al 94 e poi con AN dal 94 al 2001. Direttore del Secolo d'Italia dal 91 al 94. Nel 1994 diventa sottosegretario all'interno nel governo Berlusconi 1 e dal 2001 al 2005 ministro per le telecomunicazioni nel governo Berlusconi 2. Nel 2006 è rieletto deputato in AN. Dalle elezioni politiche italiane del 2008 è senatore e presidente del gruppo parlamentare Il Popolo delle Libertà al Senato della Repubblica. Nel novembre del 2009 Gasparri è il primo firmatario del disegno di legge Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, comunemente noto come processo breve. Alle elezioni politiche italiane del 2013 viene rieletto senatore tra le file del PDL nella regione Lazio.
Il 21 marzo del 2013 viene eletto vicepresidente del Senato della Repubblica per il PDL, divenendo così uomo politico di rilevanza internazionale e uomo di Stato di prim'ordine. L'incontro di questa sera è stato voluto dal professore Caligiuri e ha per tema i comuni riserva della Repubblica, un tema attualissimo e appassionante soprattutto per noi che abitiamo e viviamo in uno di quei piccoli comuni, come ce ne sono tanti in tutta Italia, che rappresentano secondo noi il pilastro delle regioni e di tutto il Paese. E nessuno meglio del Vicepresidente del Senato della Repubblica, con una visione politica ampia e lungimirante, maturata in moltissimi anni di esperienza, poteva rappresentare la nostra esigenza, l'esigenza di portare all'attenzione di tutto il Parlamento italiano il problema della grande difficoltà in cui versano oggi tutti i piccoli comuni per scongiurarne la fine, per scongiurare la fine di quei comuni che invece secondo noi rappresentano un fondamentale presidio del territorio italiano e che lo stesso Presidente della Repubblica ha definito in un recente incontro indispensabili e fondamentali per il Paese Italia. Prego il professore Caligiuri di presentare al Presidente della nostra città, lo farà sicuramente col garbo che ha usato sempre in queste circostanze. Grazie Mario. Signor Sindaco Leonardo Siriani, signor Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, signor Presidente del Consiglio Angelo Siriani, signor Assessore Comunale Francesco Scalise, signori consiglieri comunali Giuseppe Gabriele e Giovanni Paola, signor Capitano della Compagnia dei Carabinieri Francesco Zangla, autorità, signore e signori. È motivo di grande soddisfazione ricevere nella sala del Consiglio Comunale, che si chiama Sala della Libertà, affrescata come nel Cinquecento da una delle più grandi pittrici italiane, la scenografa della Scala Dolores Cuttò. Sono 100 figure, una diversa dall'altra, che cercano di spezzare le catene, perché l'unica vera libertà è la libertà del bisogno. Ed è il luogo ideale dove ricevere un'autorità dello Stato che è amica della nostra comunità, che ritorna dopo 15 anni a Soveria Mannelli, dove, come ricordava il nostro sindaco, c'è stato nel 2001 e nel 2002, anni in cui Maurizio Gasparri era ministro della Repubblica e gestiva un ministero molto delicato e molto importante, il Ministero delle Comunicazioni. E non solo la sua presenza, ma lui ha seguito sempre con grande attenzione quello che è avvenuto a Soveria Mannelli. Mi ricordo la sua attenzione quando 20 anni fa nominammo assessore comunale al dissolvimento dell'ovvio Giordano Bruno Guerri, che qui inventò la notte bianca. E mi ricordo una sera di 18 anni fa, quando dopo le 8 ascoltai, vidi il telefono che squillava ed era Maurizio Gasparri al telefono, perché aveva letto sulla prima pagina del Sole 24 Ore che il nostro comune era stato il primo in Italia ad adeguare lo statuto comunale al titolo quinto della Costituzione. E da allora abbiamo sempre coltivato i rapporti istituzionali e personali, e lo sanno tutti gli amici che sono presenti, Franca Rastasio, Peppe Chiodo, Marcello Aristodemo, tutti gli altri, Mario Colosimo, che è raro quando si fa politica che nascano rapporti di amicizia personale che durino nel tempo. Di Maurizio Gasparri abbiamo sempre apprezzato la coerenza politica, il gusto dell'ironia, la lealtà nei rapporti. Ora, il tema che tratteremo stasera brevemente e che introduce la presentazione della nostra città al Vicepresidente del Senato
e i comuni riserva della Repubblica. In questo mondo fuori controllo, con una crisi economica incombente, abbiamo bisogno di punti di riferimento. Il potere politico, diceva un filosofo del Novecento, Karl Popper, il potere politico è tutto e deve ricondurre il potere economico sotto il suo controllo. E di fronte alla crisi del sistema democratico bisogna rispondere con maggiore attenzione alle dinamiche della democrazia. Quindi alla crisi della democrazia bisogna rispondere con più democrazia. La politica oggi è schiacciata sul presente, sull'attualità, una politica senza profondità, senza storia. Si traduce quasi in una democrazia degli affari, dove contano soltanto gli aspetti economici. La democrazia è sotto attacco dal terrore, sotto attacco dalla criminalità. Diceva alla fine degli anni 90 Eckhard Werterbach, il capo dell'intelligence tedesca, che il XXI secolo sarà distinto da una lotta senza quartiere tra stati legali e potere criminale. E in questa profonda asimmetria dello scontro, in cui le organizzazioni terroristiche e criminali violano la legge, hanno una velocità di risposta agli aspetti organizzativi superiore a quelle degli stati, dove le barriere territoriali per la criminalità e il terrorismo non contano, dove le disponibilità economiche a volte sono maggiori di quelle delle istituzioni pubbliche e dove c'è una selezione delle élite profondamente diversa. Le élite criminali e terroristiche vengono individuate in base all'efficienza delle organizzazioni, mentre le élite democratiche vengono individuate in base alle elezioni e in base ai concorsi. Questo determina una simmetria nel confronto tra le élite. E l'impressione è che alcune volte sia il terrorismo che la criminalità siano più avanti rispetto alle istituzioni democratiche. L'ISIS, che è la centrale del terrore, nasce prima sulla rete e dopo si materializza sul territorio, quindi l'uso avanzato delle tecnologie, mentre la criminalità organizzata ha una sensibilità per cogliere i fenomeni. C'è una celebre telefonata il giorno che cade il muro di Berlino: un mafioso telefona all'altro e dice guarda che è caduto il muro di Berlino, quello risponde sì, io che devo fare? Vai a Berlino Est e compra pizzerie, ristoranti, alberghi, tutto, tutto. Allora è importante che le democrazie siano in grado di rispondere e per sopravvanzare questi inimici delle istituzioni. Allora la crisi della democrazia, secondo alcuni, probabilmente è crisi della rappresentanza. Nei giorni scorsi abbiamo discusso delle riflessioni accademiche promosse dall'Università della Calabria sulla nuova via della seta e i tempi in cui abbiamo visto come i tempi della globalizzazione non siano i tempi della democrazia, e soprattutto in un contesto in cui metà della popolazione mondiale è collegata a internet, e questo significa più che aumentare la partecipazione, aumentare la confusione. E ricordiamo che nel 75 il celebre rapporto della Trilateral Commission, scritto da Samuel Huntington, Michel Crozier e Joe Watanuki, sulla governabilità delle democrazie, in cui si sostiene la tesi che le democrazie per essere efficienti hanno bisogno di un basso livello di partecipazione popolare. Allora, l'idea che noi poniamo sul tappeto è che per ricostruire la democrazia italiana bisogna ripartire dai comuni, dal territorio, dai bisogni dei cittadini. È una risposta a questa deriva della politica mediatica dove conta il racconto più che la sostanza, come si raccontano le cose, non come in realtà sono, dove c'è la scomparsa della verità e dove, lo notiamo sempre nei dibattiti televisivi, le opinioni sembrano equivalersi, e quindi con la scomparsa della realtà. I comuni,
quindi come grammatica della democrazia, come luoghi di formazione e di procedure e selezioni, di fronte invece all'assenza delle forze politiche e a procedure di selezione e individuazione delle élite a volte estremamente improbabili. Quella che noi avanziamo è un'ipotesi, è una possibilità. Dice, alla fine della Prima Repubblica diceva quello che, signor Vicepresidente, secondo me è uno dei massimi politologi italiani, e cioè il vignettista Altan. Diceva Altan: la Banca d'Italia è rispettatissima, e aggiungeva: sarà davvero italiana? Poi questo l'ha detto prima di Dini, di Ciampi, di Saccomanni. Ora non vorrei che lo stesso capitasse anche per quanto riguarda i comuni, e le premesse però potrebbero esserci, perché i comuni sono il primo livello di rapporto tra i cittadini e lo Stato, e proprio nei comuni la democrazia trova una legittimazione reale, perché la democrazia si basa su due presupposti: sulla partecipazione consapevole dei cittadini e sull'attività responsabile delle élite. I cittadini, che sono in grado di individuare, controllare e sostituire eventualmente i propri rappresentanti, e le élite, che governano in base a quelli che sono i bisogni della popolazione e al mandato che ricevono. Altrimenti la democrazia, se mancano queste due cose, e lascio a voi valutare se ci siano o meno, in che misura, e diventa solo una procedura, diventa un sacco vuoto, diventa un'ideologia, come il marxismo, come il comunismo, come il fascismo, come il nazismo. È un'ideologia, e come tutte le ideologie ha dei limiti. A livello locale allora è importante la democrazia, perché solo a livello locale, principalmente a livello locale, è possibile il controllo reale dei cittadini sui propri rappresentanti, ed è a livello locale che si misurano i problemi concreti, ed è a livello locale che nasce il buon governo. Il buon governo parte a livello locale, ed è proprio in questi contesti che c'è il contatto personale tra eletti ed elettori. Perché quando si fa politica, storicamente la gestione del potere allontana dalla realtà. Alcuni dicono che fa perdere il senso della realtà, quello che invece non accade a livello comunale. Ora, questa introduzione generale per presentare al nostro vicepresidente la nostra comunità, alla quale lui è legato e per la quale noi chiediamo il sostegno per le politiche che stiamo facendo, che in questi anni abbiamo cercato di elaborare. Quindi un ringraziamento e un saluto. Quindi, caro Vicepresidente, noi viviamo in una realtà che ha le caratteristiche del sottosviluppo. Abbiamo pochi abitanti, una ridotta estensione territoriale, e siamo a 800 metri sul livello del mare, quindi dove stentano le attività avanti. Però abbiamo importanti istituzioni pubbliche: c'è un ospedale civile inaugurato nel 74, due scuole superiori, la compagnia dei carabinieri. È raro che in un comune di 3.000 abitanti in Italia ci sia una compagnia dei carabinieri, e saluto e ringrazio il capitano Zangla, che regge con grande impegno questa fondamentale istituzione della Repubblica, e anche un ospedale civile di 3.000 abitanti, che ovviamente, essendo di montagna, negli ultimi anni ha dovuto subire diminuzioni, però nel corso del tempo, con l'attività costante dell'amministrazione di Leonardo Sirianni, di Franco Anastasio, di Peppe Chiodo, direttore amministrativo, Franco Anastasio componente del consiglio di amministrazione dell'ASL, di tanti operatori come Marcello Aristodemo, Gino Rodofili e tanti altri, siamo riusciti a dare dei servizi fondamentali a questo territorio. Abbiamo imprese molto importanti nel nostro comune, caro Vicepresidente, caro Senatore: la Robettina Editore, per la quale tu hai anche pubblicato un tuo importante libro,
il lanificio Leo, che è una delle, l'antica fabbrica della lana, la più antica fabbrica della lana della Calabria ancora perfettamente funzionante, e la Camillo Ceriani Arredamenti, che esporta in tutto il mondo con reti di vendita in Francia e in tanti altri paesi. Abbiamo una ricca filiera agroalimentare con tante aziende importanti come Luna, Belmonte, Caligiuri, Arnoni, Cimino e tanti altri. Avanti. Abbiamo anche un angolo del Chianti Shire in Calabria, la Rosa del Bicchiere, che è uno degli agriturismi più importanti, più significativi della Calabria. Ieri ho chiamato un amico che lo stavo cercando, che ha fatto una lezione, prima dico: ma dove ti trovi? E mi ha detto: mi trovo alla Rosa dei Venti. Cioè, quindi no, era alla Rosa del Bicchiere, quindi no, si era un po' confuso. Allora, avanti. E l'impresa però è di casa a Soveria. In tutto ci sono 230 attività economiche su 1000 nuclei familiari, dei quali il 40% delle partite IVA in rosa. Angela Davoli, che è qua insieme con noi, che negli anni passati, prima che venisse soppressa, è stata presidente del Comitato Comunale Pari Opportunità, che adesso il presidente del Consiglio Comunale Ceriani provvederà a riattivare prontamente, e ha evidenziato che il 40% delle partite IVA del nostro comune sono in rosa. Abbiamo una pluralità di associazioni, caro senatore, dalle associazioni vicine alla parrocchia, agli scout, all'associazione di ricerca sul cancro, all'Avis, alla Polisportiva Garibaldina, ai Lions, all'Avis, alla Protezione Civile, alla Proloco, all'associazione Fiore di Lino, all'associazione imprenditori del Reventino e via dicendo. Quali sono le caratteristiche, caro vicepresidente? Grande stabilità amministrativa. Dal 1946 al 2017 abbiamo avuto 11 sindaci, una stabilità enorme. Chi ha iniziato praticamente ha finito, tranne un caso dovuto, diciamo, alle dimissioni per incompatibilità con il ruolo di assessore regionale. Allora, il 10% delle famiglie vive in case popolari o custodite in cooperative nella media emiliana, ci sono elevati livelli di socialità anche per la presenza delle forze dell'ordine, gli occupati nel settore privato sono maggiori che nel settore pubblico, il 67% delle famiglie è collegato a internet, che ci rende quindi il primo comune ancora oggi più informatizzato d'Italia. Abbiamo una fortissima partecipazione elettorale, tant'è vero che nel referendum del 2016, quello sulla riforma costituzionale, a Soveria è votato il 31,68%, una media di gran lunga superiore al resto della regione e delle medie meridionali. Avanti. Quindi Soveria è stato protagonista del rapporto sulla situazione sociale del paese nel 2003, quando venimmo incoronati, definiti come il comune più informatizzato d'Italia. La comunicazione, abbiamo cercato di usare la comunicazione come uno strumento importante. Sono 25 anni che abbiamo svolto le iniziative di Essere a Soveria, che hanno fatto convergere nel nostro comune tantissimi esponenti del mondo della cultura e di istituzionale, tra cui anche il senatore Gasparri. Bianca come la notte, l'abbiamo definito il motto di quest'anno, per ricordare che erano i 20 anni dell'invenzione della notte bianca, che non è stata inventata da Veltroni, ma è stata inventata a Soveria Mannelli dall'assessore Giordano Bruno Guerri. Avanti. Quindi questo è il manifesto, avanti. L'Università d'Estate di quest'anno ha visto protagonisti sul tema il futuro della storia Giordano Bruno Guerri, Ciriaco De Mita e Magdi Cristiano Allam, che hanno parlato del futuro della cultura italiana, del futuro della democrazia e del futuro dell'identità occidentale. Avanti. Provocazione e promozione, queste cose tu le hai seguite con grande attenzione. Chiambretti al centralino del comune di Soveria Mannelli, il busto di Garibaldi che piange, il sostegno a Chirac alla presidenza della Repubblica, assumendoci tutte le responsabilità e le conseguenze, le giornate borboniche, la Repubblica della Magna Grecia in opposizione alla Repubblica della Padania, per ribadire il valore della cultura contro quello dell'ignoranza. Avanti.
Quindi anche abbiamo utilizzato una toponomastica creativa. Soveria non è Roma, non è Catanzaro, non è Castrovillari, non è Longobucco, cioè, ma quindi ha una storia recente. In questa storia recente abbiamo utilizzato questa toponomastica, Esplanade Charles de Gaulle, per indicare il nostro eliporto, via col vento, quindi una zona particolarmente ventosa, non l'abbiamo mai inaugurata perché non abbiamo trovato la sosia di Rossello Ara. Poi abbiamo intesato la via Lucio Battisti piantando fiori rosso da un lato e fiori di pesco dall'altro, quindi volevamo fare anche la collina dei ciliegi, però diciamo quella c'era già. Avanti. Due nuove piazze che devono essere illuminate e riempite di acqua, altrimenti sono degli ammassi di cemento, ma sono dei simboli straordinari perché sono posti sulla strada che va verso Corazzo, dove il primo abate del monastero dell'abbazia fu Gioacchino da Fiore, il padre di tutte le eresie. Quindi la base di questi monumenti sono i tre cerchi trinitari alla fine di Viale Robettino, l'età del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi di fronte al Calvario la spirale, che è il simbolo del mistero della Chiesa. Avanti. Opinioni famose. Maurizio Gasparri nel 2001 disse 10, 100, 1000 Soveria. Marcello Veneziani, Soveria Mannelli è un comune che ha una grande identità, infatti ha un nome e un cognome. Altan, ho cercato di descrivere la mia esperienza a Soveria ad amici e parenti, nessuno mi ha creduto. Pagliarini, ex ministro della Lega, se Soveria era in Padania, a quest'ora eravamo liberi. Avanti. Soveria ha incontrato Lotito, abbiamo inserito, sapendo diciamo che il vicepresidente tifa per la Roma, diciamo partecipa per la Roma, però diciamo Lotito ha un legame con Soveria Mannelli, perché il padre è nato Soveria Mannelli, figlio del comandante della caserma dei carabinieri a Soveria Mannelli. Nel 23 è nato Francesco Lotito a Soveria Mannelli, e quindi in memoria di questo abbiamo ricevuto il presidente della Lazio. Avanti. Il caso Saddam ti è noto, perché ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari, delle interrogazioni alla Camera dei Deputati. Abbiamo proposto l'ospitalità a Saddam Hussein per evitare lo scoppio della guerra del Golfo. Purtroppo ci è andata male, però non è mancato per noi. Quindi avanti. Quindi abbiamo anche intitolato, su una intuizione di Florindo Robettino, editore e consigliere comunale in questa assise, avevamo ristrutturato grazie ai forestali una discarica e l'abbiamo trasformata in un parco, e il parco, dato che non riuscivamo a trovare il nome, l'abbiamo chiamato Parco del Gran Sasso. Abbiamo preso un grande masso, lo abbiamo collocato là e abbiamo fatto la differenza: il Gran Sasso di Soveria dal Gran Sasso d'Italia. Soveria Forum PA, te la ricorderai questa, nel 2002, convegno inaugurale del 6 maggio 2002, presenti i ministri Stanca, Gasparri, Frattini e La Loggia, intervento da Soveria Mannelli e Bruno Vespa, praticamente quando dà la parola a Soveria Mannelli disse: adesso diamo la parola a degli eroi. Avanti. Palazzo Cimino, che abbiamo trasformato in un museo, in un'opera d'arte, con Mimmo Rotella e con Dolores Putò, Aldo Turchiaro e Cesare Berlingeri. Avanti. Piazza Bonini, c'è la più grande video installazione d'Italia, realizzata da Fabrizio Plessi, che si trova in Piazza Bonini al centro della Calabria, in base alla teoria del baricentro, che è un grande simbolo di modernità e di comunicazione, che vedremo di riattivare e inaugurare quanto prima. Soveria, grazie alla Robettino, è uno dei pochi comuni d'Italia che pubblica libri. Abbiamo pubblicato per esempio libri che hanno censito tutta la emigrazione di Soveria Mannelli dalle origini fino al 2008-2009, quindi realizzando una grande banca dati che ha un grande valore, un grande significato, e che utilizzeremo in questa nostra attività della legislatura. Abbiamo istituito nel 2007 il Manno d'Oro, assegnandolo per primo alla memoria del nostro compianto editore Rosario Robettino,
Il premio è stato consegnato dal Presidente Emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, che era il Presidente del Comitato dei Festeggiamenti dei 200 anni del Comune di Soveria Mannelli. Compleanno del Comune, il Sindaco Siriani ha voluto riprendere questa benemerita iniziativa. Quest'anno abbiamo festeggiato i 210 anni, il prossimo saranno 211. Soveria vuole essere una città educativa, perché bisogna puntare sulla cultura, sull'educazione e sull'istruzione. Avanti. Faremo un protocollo d'intesa col Centro Europeo Toscolano, quello di Mogol, per sviluppare la cultura musicale dei nostri giovani. Dal 2016, grazie all'impegno del consigliere Giovanni Paola, è diventata città che legge, un riconoscimento che è per noi molto significativo. Abbiamo puntiamo a lavorare sui servizi essenziali, che sono fondamentali per garantire la qualità della vita. Stiamo lavorando in questa direzione. Avanti. Il personale, abbiamo fatto una politica del personale molto accorta. Dall'85 avevamo 49 dipendenti, adesso sono 15. Quindi abbiamo cercato di valorizzare al meglio le nostre risorse. Anche il federalismo, ecco una pagina che ho ricordato, siamo stati il primo comune d'Italia a utilizzare nello statuto le prospettive del titolo quinto della Costituzione. I grandi temi sono ovviamente la salute, l'ospedale civile, nel nostro consiglio comunale c'è il sindaco Siriani, il consigliere Peppino Gabriele che con grande impegno ha lavorato all'interno del nostro ospedale, è stato il primo primario di Soveria Mannelli che ha ricoperto anche poi alla Lamezia Terme questo ruolo così significativo. Avanti. La sicurezza, la compagnia dei carabinieri in attività dal 20 giugno del 2005, sono 12 anni, la superstrada del Savuto che è una struttura che sarebbe fondamentale se si ultimasse in tempi brevi, purtroppo quella realizzazione di questa strada ha portato grandi problemi all'interno della nostra comunità. Avanti. Viabilità e trasporti, noi abbiamo le ferrovie calabro-lucane che sono una risorsa da valorizzare. Il sindaco Siriani recentemente ha svolto un incontro con il direttore generale Lofeudo per valorizzare questa risorsa. Quali sono le idee guida? Vado alla conclusione, caro senatore. Noi dobbiamo valorizzare il capitale umano, che è la più grande risorsa che abbiamo, i professionisti, gli imprenditori, i bambini e gli anziani. Anche i soveritani all'estero, c'è Ralph Chiodo, nato a Soveria Mannelli, che ha avuto il Manno d'Oro, la massima onorificenza cittadina, che è uno dei più grandi imprenditori del Canada. Partendo da Soveria Mannelli solo con la sua intelligenza, la sua voglia di lavorare, il suo impegno, è riuscito a diventare un esempio per tutti noi. Poi ci sono tante attività economiche, da quelle commerciali, industriali, agricoltura e artigianali, e la solidarietà fondamentale di questo tempo con una serie di servizi a domicilio ai nostri concittadini anziani. Avanti. Valorizzare la risorsa femminile, citato durante Essere a Soveria, un bellissimo convegno organizzato dall'Associazione Fiorellino, da Antonio Abruzzese, e c'è stata Angela Davoli e Antonella Paola che lo hanno animato in maniera ottima. Avanti. Abbiamo intestato a Gerardo Marotta, uno dei più grandi intellettuali del Mezzogiorno, recentemente scomparso, la Casa delle Idee. Gerardo Marotta, l'unico cittadino onorario del nostro comune degli ultimi 40 anni. Il valore della cultura, il valore del sud. Avanti. Nel piano di sviluppo delle aree interne siamo stati individuati come unico progetto in Calabria, nel progetto delle aree interne dall'ex ministro Barca, per la qualità delle imprese e la qualità dell'istruzione scolastica. Lavoreremo per riprendere l'attività di Soveria.it. Valorizzeremo le abitazioni del centro storico, potenzieremo la raccolta differenziata, puntiamo ancora sull'innovazione, valorizzando l'officina della cultura e della creatività realizzata dalla precedente amministrazione che stiamo cercando di valorizzare in maniera adeguata. Vorremmo che diventasse un incubatore di impresa pubblico. Soveria al futuro. Azzeramento, prima di tutto,
caro Vicepresidente, abbiamo problemi che sono problemi finanziari. Abbiamo una serie di risorse che dobbiamo recuperare, però l'obiettivo del Sindaco e dell'amministrazione è quello di azzerare i debiti entro la fine di questa legislatura. Sarebbe un grandissimo obiettivo politico, totalmente alla nostra portata. Poi dobbiamo spendere di meno per energia e per l'acqua potabile. Abbiamo avviato per l'acqua potabile un'attività, per l'energia speriamo di farlo presto. Ancora, amministrare al futuro, signor Vicepresidente, questa è un'idea che può essere interessante. Fondere i comuni è difficile, però farlo a livello telematico potrebbe essere una strada. Fondere i servizi a livello telematico, perché in questo modo si abbattono i costi e si migliorano le prestazioni. E poi un'altra idea, non solo fondere dal punto di vista telematico, ma aggiungere ai territori la moneta complementare, che è difficile da attuare e ancora più difficile da spiegare. Però se noi pensiamo che tra 20 anni il 10% della moneta circolante nel mondo sarà moneta complementare, e allora potrebbe essere una spinta verso il futuro. Quindi servizi avanzati per i cittadini, e poi anche tramite la telematica, toccando un tema molto caro al Vicepresidente, la sicurezza del territorio tramite le nuove tecnologie. Avanti. L'autonomia energetica, che è un obiettivo che abbiamo posto nel nostro programma elettorale, e speriamo da qui a giugno di poter raggiungere il primo obiettivo per definire i risultati. Avanti. La gestione del territorio, entro la fine del 2018 vogliamo approvare il piano regolatore generale ampliando l'area PIP. Noi abbiamo un'area PIP, caro Vicepresidente, totalmente occupata, e l'amplieremo perché ci sono altre richieste. Come si è insediata la nuova amministrazione, abbiamo subito dato 2 licenze edilizie per 2 nuovi insediamenti industriali, e c'è un'altra richiesta che sarà all'attenzione del Consiglio Comunale e che il Presidente Angelo Siriani metterà al prossimo ordine del giorno del Consiglio. Così come realizzeremo un'area attrezzata dei camper. C'è stato in questa sala il sottosegretario ai beni culturali Dorina Bianchi, che ci sosterrà per realizzare insieme con le aziende del settore un'area camper pilota per la Calabria. Poi puntiamo sulle scuole. Puntiamo a valorizzare il capitale umano, la nostra più grande risorsa. Quindi la cultura come motore di sviluppo, start-up innovative, protocollo con il Comune di Matera. Il Sindaco di Matera è stato nostro ospite l'anno scorso a essere a Soveria. Ripristino e valorizzare il monumento di Plessi, variare lo statuto riconoscendo il valore della bellezza. Il Comune che riconosce la bellezza tra i suoi fini istitutivi. Avanti. Le conclusioni. Caro senatore, caro Maurizio, ringraziandoti ancora per essere qua, Soveria Mannelli vuole diventare un punto di incontro degli innovatori del Sud, un incubatore di imprese di uso pubblico e fusione telematica dei comuni, la moneta virtuale, e quindi con questa idea ti salutiamo e ti ringraziamo. Il futuro non si aspetta, il futuro si prepara, e noi siamo sicuri che tu sarai con noi negli anni che verranno. Ha affiancato l'intervento del sindaco Leonardo Siriani, che ringrazio per l'invito che insieme a Mario mi ha rivolto, e che devo aggiungere, qui è stato detto tutto ciò che è stato fatto, le speranze, le prospettive e anche la capacità di coniugare aspetti di vita quotidiana, i problemi delle imprese che comunque qui ci sono e cercano di conservare una presenza, un lavoro, una condizione non facile. Le distanze, le viabilità, le infrastrutture rendono meno facile svolgere un'attività imprenditoriale in un comune dalla forte identità che, come ha detto Marcello Veneziani, ha il nome e il cognome, Soveria Mannelli, è quindi molto, come dire, scandito nella sua identità, nelle sue radici. Però ecco, c'è questo ottimismo che nel susseguirsi delle esperienze amministrative, nella presenza di un sindaco che è anche un'espressione di elevate qualità professionali, e così come Mario nel campo della cultura, della
provocazione intellettuale, mi verrebbe da definire, perché in questo senso anche io, spesso Mario ha cercato di attirare benevolmente attenzione su Soveria Mannelli, riuscendoci, anche ponendosi obiettivi che nemmeno l'ONU è riuscito a raggiungere, però facendo parlare di Soveria Mannelli, ma mai trascurando la ordinaria gestione, anzi facendo della provocazione intellettuale una occasione per dire: ma questi chi sono, dove sono, che vogliono, che fanno, e poi attirare un'attenzione sui problemi della vita quotidiana, del lavoro, dell'occupazione e della prospettiva. Quindi la sintesi che è stata fatta non ha molto da aggiungere, se non diciamo un commento positivo. Prima, nelle domande che mi sono state rivolte, una giornalista: ma lei perché è la terza volta che viene a Soveria Mannelli? Lei mi deve chiedere com'è che sono tanti anni che non ci vengo. Ho detto perché è passato molto tempo. L'incontro e il colloquio con Mario è costante, perché Mario lo trovi ovunque, lo trovi in un convegno in Toscana, lo trovi l'ultima volta, io nella mia parrocchia a Roma c'era un concerto di musica sacra, quindi io, il parroco mi aveva pregato di andare, c'era anche il senatore Zanda, c'era il segretario di Stato Parolin, e Mario stava lì, che secondo me manco sapeva che c'era il concerto di musica sacra, però era lì presente, una chiesa importante di Roma, e quindi lui sta... C'è sepolto in quella chiesa, mi ricorda Mario, il Marchese del Grillo, celeberrimo, reso famoso da un'interpretazione cinematografica tra le più note di Alberto Sordi, realmente esistito a Roma, dove c'è la salita del Grillo, non c'è la discesa del Grillo, perché qui c'è la salita Marcello Marchesi e anche la discesa, allo stesso posto. Adesso diremo di fare anche a Roma, tanto basta chiamare con un cartello dall'altro lato la discesa, la salita discesa, la discesa salita, non c'è bisogno nemmeno di ruspe o di lavori. Quindi diciamo che, come Soveria Mannelli, ora non dobbiamo banalizzare questi aspetti, perché prima vedevo anche la biblioteca che Mario ha curato, poi anch'io che sono una persona che ha un amore per la cultura, per i libri, ogni libro poi evocava un ricordo, ho rivisto cose che io avevo, diciamo, anche collezionato, delle raccolte da adolescente che non c'ho più, quindi casomai verrò a consultarle a Soveria Mannelli. Però la discussione, la mia considerazione, che non sarà, non vi spaventate, molto lunga, è anche proprio il ruolo dei comuni, dei territori nella vita democratica del paese, perché il sindaco ha oggi aperto la serata anche ricordando che l'11 settembre, quindi in una dimensione universale di ricordo dell'orrore, è passato molto tempo da quella strage, non si è risolto il problema, anzi semmai si è aggravato, nonostante le guerre, che si avessero come evitato le guerre, che poi l'Occidente ha avuto la capacità di sbagliare le pace e di sbagliare le guerre. L'Occidente ha fatto le guerre quando non bisognava farle e non le ha fatte quando le doveva fare. L'Iraq ne è un esempio, ma anche la Libia è stato un esempio recente. E lo collega ai comuni, perché recentemente un calabrese che sta avendo in questo momento una particolare rilevanza, che è il ministro Minniti, ha convocato i sindaci della Libia. No, quindi si torna ai comuni, di cui parliamo questa sera. Ora trattare con i sindaci della Libia è una cosa complicata. Chi li elegge i sindaci della Libia? Ho chiesto a Minniti, non si sa. Sono delle tribù, poi i comuni del sud, che sono quelli da dove arrivano quelli del Chad, del Niger, che poi sbarcano in Calabria, in Sicilia, in Puglia, dove abbiamo tutti i problemi dell'occupazione che ci sono. E oggi perfino il Papa ha fatto un intervento, come dire, un po' diverso dagli uni. Il Papa, per ragioni, come dire, ovvie della sua missione pastorale, apre a tutti, a chiunque. Che deve fare il Papa? Fa il Papa, e quindi... Però c'era stata un po' di polemica recentemente, no? Perché poi quanti ne devono arrivare? E stasera il Papa si è diffuso sulle agenzie un suo intervento parlando sull'aereo mentre tornava dalla Colombia, e quindi lo troverete sui giornali domani, nelle televisioni, chi le vedrà. Questa sera il Papa, tornando dalla Colombia, parlando con i giornalisti che poi dall'aereo hanno divulgato, ha detto: ma quanti ne possiamo prendere? Cioè, anche il Papa ha capito che c'è un rapporto, quindi questa è una notizia consolante di numeri, perché il Papa deve, certo, il Papa parla all'umanità, però ha fatto l'esempio della Svezia, ha detto la Svezia ha accolto numeri, cioè, quanti posti ho? Questa è stata la frase letterale del Papa. E noi in Italia i posti li abbiamo esauriti dall'accoglienza, quindi questo mi sono permesso, dico, Santità ha ragione, qua i posti sono finiti, nel senso i posti di accoglienza, perché non ci sono i posti di lavoro per tutti. E quindi una nazione che ha un problema occupazionale così grave, e non lo devo certo ricordare qui a Soveria Mannelli, insomma, ha già fatto molto, troppo per l'accoglienza. E quindi i comuni, e Minniti tratta con i sindaci del Fezzan,
quando è stato al governo il centrodestra, trattava con uno, con Gheddafi. Era più semplice, Gheddafi era cattivissimo, ma quelli che sono venuti non è che sono buoni, ci sono due governi, tre governi, i sindaci, nessuno ha eletto nessuno, che poi dice verrà la democrazia, ammazziamo Gheddafi, c'è uno che lo sostengono i militari egiziani, l'altro Serraci lo sostiene l'ONU, poi i sindaci stanno, noi stiamo qui, che vogliono i sindaci? Sussidi e provvidenze sostanzialmente, non hanno le slide, o forse ce le hanno, però il bello è che noi rischiamo di dare i sussidi ai sindaci del sud della Libia con l'obiettivo di coinvolgerli in una politica, come dire, di freno dei transiti e degli arrivi in Italia, e non li diamo ai sindaci del nostro mezzogiorno. E quindi c'è un sud che è più sud, si dirà, però noi dobbiamo pensare anche al nostro sud. Se poi, voglio essere ottimista anche in questo sforzo di dialogo con i sindaci del sud della Libia, che non si sa chi ha eletto, come funziona lì, che si è fatta la guerra, l'ha vinta l'Occidente, che Gheddafi è morto, abbiamo vinto, non abbiamo vinto, perché ci sono due o tre governi, sindaci, costi, immigrati, un caos totale, gente che è morta nel Mediterraneo, quindi insomma da quella vittoria nessuno ha tratto vantaggio, Gheddafi certamente no, ma nemmeno i presunti vincitori. C'era un governo che diceva, era quello di Berlusconi, che diceva ma che, state calmi, state fermi, e fu travolto dagli istinti bellicosi. C'è una consolazione, perché quelli che vogliono la guerra, Cameron, Sarkozy, la Clinton e Obama, non c'è più nessuno in circolazione. Berlusconi, che non la voleva, è ancora in circolazione, insomma. E quindi questo, c'è anche una morale in questa cosa, secondo me, al di là di, sono qui in sede istituzionale, non politica, però non è Presidente del Consiglio, insomma, ha le sue ammaccature, però ci sta, insomma, no. Questi altri, gli altri non ci sono, erano pure Cameron, era, poteva essere il figlio di Berlusconi, insomma, anche Sarkozy tutto sommato, perché forse no, insomma, un nipote, certamente sì. Eppure sono stati, come dire, archiviati dalla democrazia, perché non è che l'ha cacciato i sindaci del Fezzan. Se l'accordo con i sindaci del Fezzan servisse a diminuire i costi dell'accoglienza, 5 miliardi ha speso nel 2017, sta spendendo il governo italiano, accoglienza di 30 euro, tutte le cose che conoscete, se questi accordi servissero, che invece che gliene diamo un miliardo a loro, non ne spendiamo 5 qua, l'aiuto a distanza, no? Siamo tutti bravi, c'è anche l'adozione a distanza, e costa molto meno che mantenere un bambino qui, quando tante volte quelle meritevoli campagne dell'adozione a distanza, perché uno con 500 euro, con 1000 euro, con 300 euro può garantire a un bambino studio, alimentazione, in contesti dove tutto costa ovviamente meno. Quindi noi speriamo che questi sindaci servano a fare una sorta di metaforica adozione a distanza, così non vengono qua e si liberano delle risorse per rispondere pure alle slide, che nel finale, diciamo, tra cultura, suggestioni, emozioni, poi conteneva la morale di fondo. E allora io credo noi oggi abbiamo un problema di democrazia in Italia e di risorse, quindi se noi contenessimo quell'emergenza, se i posti si sono esauriti, e anche il Papa lo dice, che lo dica io, conta poco, quindi gliel'hanno spiegato, c'è un limite di accoglienza, c'è una emergenza sociale che noi dobbiamo affrontare. Come risolvere questi problemi della democrazia e dei territori? E intanto rivedendo alcune scelte, noi abbiamo, tutto viene chiamato in inglese, la spending review, sono i tagli, e anche il Comune di Soveria ha dovuto fare dei drammatici e dolorosi tagli, economizzare, però ecco, noi non possiamo uccidere i territori, perché poi in Italia noi abbiamo 8.000 comuni, Soveria è meritevole perché con la vostra capacità, il vostro protagonismo è riuscita anche forse a contribuire alla presenza di alcune attività economiche o a lanciare un grido d'allarme. Però noi già abbiamo avuto l'abolizione delle province, ad esempio. Ora dice, ma è benissimo, aboliamo le province, è uno spreco. Dopodiché le province pensano alla viabilità, e questa provincia lo sa bene quanto sia complicata la viabilità e gli edifici scolastici. Dopodiché abolite le province, non sono state abolite, restano degli spezzoni di organismi non più eletti dai cittadini, per cui i sindaci, i consiglieri comunali, voi avete questa facoltà, ma quanti sono? Pochi, eleggono dei consiglieri con bilanci che sono stati dimezzati, ma non è che si capisce poi bene chi fa cosa, perché poi le strade, non è che hanno abolito anche le strade o gli edifici scolastici, a meno che l'obiettivo sia quello di raggiungerlo nel tempo. Quindi noi abbiamo abolito un organismo che poi è rimasto in piedi, con un tasso di democrazia in meno,
perché sì, si risparmia i soldi della votazione, il gettone di presenza, ma quelli sono stati già aboliti, però il cittadino è stato cancellato, c'è una provincia con bilanci dimezzati e quindi se il sindaco dice ma la strada, la viabilità, la scuola, a chi si rivolge? Quindi questa revisione della spesa, questa spending review, non può uccidere i territori, però dobbiamo anche contribuire a una azione di risanamento, e quindi vorrò poi approfondire nel post riunione anche l'ulteriore idea che voi lanciate, la sinergia tra i comuni anche utilizzando di più le tecnologie che si vanno diffondendo, e anche lì dobbiamo stare attenti a non fare sprechi. Attualmente una lotta politica un po' dissennata, Soveria ha già lanciato i temi telematici, i temi della tecnologia, ricordo ancora dei corsi di alfabetizzazione informatica anche per signore anziane, che era un modo per dire insomma il progresso non deve escludere nessuno, poi i risultati saranno stati positivi, parziali, comunque è stato un modo per dire, anche questo è un fatto democratico, non è che se uno è più anziano deve essere escluso da una nuova forma di coinvolgimento. Io credo che però la sinergia dei comuni, consorsi di servizi e quant'altro siano indispensabili, l'accorpamento, l'abolizione dei comuni in Italia è difficile, benché in alcuni casi noi dobbiamo anche avere un po' di coraggio. Mi sposto geograficamente, il Piemonte è la regione credo che abbia il maggior numero di comuni e ce ne sono decine e decine di 200, di 300 abitanti, e lì forse un po' di coraggio, perché tanto di fatto già sono costretti alla sinergia, cosa possono fare con quel numero di abitanti? Quindi senza, laddove si vorrà e le comunità lo decidessero, ma con la decisione dei cittadini, e lo possono fare, in Calabria si è aperta una grossa discussione, in un'altra zona Calabria dove tra Rossano e Corigliano c'è una discussione, e lì può essere anche un fatto che farebbe nascere quella che poi di fatto già c'è, un'area abbastanza integrata, e sarebbe una città importante della Calabria anche per la sua collocazione, per la sua potenzialità economica, pure lì hanno problemi, ma è un'area diciamo di maggiore anche perché è un'area di costa e quindi soffre meno delle difficoltà delle aree interne, quindi anche la geografia che poi determina la condizione dei comuni e dei centri. Però quella è una sfida che non so adesso che piega stia prendendo, quindi vedo qui l'amico De Rosi e altri amici della provincia di Cosenza, e quindi se le popolazioni vogliono lo facciano, e questa a maggior ragione se può essere una sfida di due comuni grossi della Calabria, diventerebbe una città, la prima sostanzialmente, non so se per demografia ma per dinamismo avrebbe una grande capacità. Però noi dobbiamo intanto indurre a una sinergia sulla collaborazione, trattamento rifiuti, raccolta differenziata, servizi di varia natura. Questo già in parte avviene, deve essere un obiettivo del Paese democratico da darsi, invece di spendere energie per la finta abolizione delle province che solo tagliati i fondi per la manutenzione stradale degli edifici scolastici, la cui qualità peggiora, delle strade e delle scuole, con i pericoli che poi ne conseguono, i costi che ci saranno dell'inagibilità delle scuole, degli incidenti, del tempo che la gente perde per andare da una parte all'altra, io credo che questa sfida di sinergia dei servizi dovrebbe essere anche incentivata. Così come io penso, l'altro giorno ero, e collego due temi, delle tasse per i grandi giganti del web e le aree minori. Giorni fa il sindaco di Ventotene ha lanciato una sfida. Ventotene, celebre isola pontina a largo di Formia, perché Altiero Spinelli ed altri che erano lì al confino maturarono i primi manifesti politici sull'Europa. A Ventotene, che è una piccola isola, c'è una spopolazione, ma può essere assimilabile a comuni dell'interno del nostro mezzogiorno. Allora il sindaco ha detto: mandateci gli stranieri, perché sennò la scuola chiude. E la scuola si spopolano, e quindi questa è la stessa cosa che accade alle isole Egadi, può accadere in altre isole, il turismo estivo crea dinamismo, poi d'inverno come si fa? E quindi ha fatto una, io l'altro giorno l'ho incontrato in una trasmissione televisiva, ho detto: caro sindaco, ma senza nulla togliere agli stranieri, che insomma, non mi pare che siano una risorsa scarsa in questo momento in Italia, ma ce ne stanno abbastanza, per cui faccio riferimento al Santo Padre che volando ha detto: qua i posti sono finiti, insomma, se ne è accorto anche lui, quindi diciamo non ce ne... Quello giustamente dice: se no chiude la scuola, il professore, cioè la popolazione già ha detto a noi questa cosa non ci piace, perché lo diceva il sindaco. Ma noi dovremmo anche pensare al tema della fiscalità. E io ho detto al sindaco pubblicamente: conosco molti italiani che si stanno trasferendo in Portogallo, perché il Portogallo, che è un paese della Unione Europea, quindi non è un paese del terzo mondo, un paradiso fiscale, sta creando delle condizioni di vantaggio per i pensionati.
per cui hanno per alcuni anni un vantaggio fiscale. Se prendi la residenza lì, affitti una casa e ci stai almeno 6 mesi, poi se uno ci sta 6 mesi o 4 mesi, non lo so, ci saranno dei controlli. Ora io dico, perché questa Unione Europea che dice dobbiamo modernizzare tutto, le regole europee, poi questa Europa non è uguale, perché se in Portogallo creano questa condizione di vantaggio, per cui io conosco anche giornalisti, persone anche importanti, vanno là perché se lo possono permettere, poi se c'è la detassazione sulle pensioni spenderanno all'inizio, poi recupereranno in 10 anni più di quello che avranno speso per un trasloco in Portogallo, poi sarà un trasloco reale, fittizio, non lo so. Allora l'Europa che dice che dobbiamo adempiere a tutta una serie di obblighi, perché consente al Portogallo, che appunto non è l'isola caraibica che sta fuori dal mondo, potremmo farlo anche noi per le aree insulari, intanto le piccole isole o le aree interne, ci sono borghi anche non insulari che si vanno popolando, creare una fiscalità di vantaggio. Dice, ma è contro le regole europee. E allora questi portoghesi come stanno? E stamattina al Senato abbiamo cominciato a discutere, di studiare queste vicende, perché poi non si può dire sì, il Portogallo lo può fare e non lo può fare. Casomai Ventotene che ha creato il caso, poi le isole minori che possono rappresentare un caso di penalizzazione ulteriore, perché anche le aree interne, i piccoli comuni del sud o anche di montagna del nord sono penalizzati, ma la piccola isola lo è naturalmente, perché già per andarci, per tornare, diciamo, anche le condizioni meteo marine eccetera possono creare nelle stagioni invernali dei disagi. Allora noi dobbiamo studiare anche questo aspetto, non è che l'Europa può consentire al Portogallo di fare questo, ma non solo al Portogallo. Uno dei grandi temi che si discute in questi giorni è quello dei grandi protagonisti della rete, Google, Facebook, Amazon, che non si sa dove pagano le tasse, e alcuni hanno delle sedi legali in Irlanda, non nei paesi, poi qualcuno si mette nei paradisi fiscali, Irlanda è un altro paese che dice l'Unione Europea, quindi ci sono delle cose che non funzionano. E allora perché un cittadino di Soveria Mannelli o di Vinadio che è in provincia di Cuneo o di Rocca Gorga che è nel Lazio deve avere un regime fiscale molto pressante e un'area del Portogallo o dell'Irlanda deve avere un vantaggio? Allora o si leva il vantaggio a tutti o lo si concede in base a dei parametri di numero di abitanti, di rischio di spopolazione, o l'isola minore è più facile perché diciamo, è un fatto geografico, però il numero di abitanti, il reddito medio sono realtà accertabili. Se no faremo un convegno a Soveria Mannelli su questo tema, e potrebbe essere un tema di farlo in un comune su questo tema, chiamando qualche sindaco d'isole e lanciare questo discorso, però per tabulas, cioè perché il Portogallo, l'Irlanda, Ryanair, se è in Irlanda paga meno tasse, guadagna di più e poi si compra le altre compagnie aeree. E dice, ma guarda, l'Italia la gestiscono male, malissimo, ma come fa a competere se quelli piloti hanno il contratto in Irlanda, paga meno tasse, gli costa di meno, poi l'aeroporto gli dà pure il contributo per attirare giustamente gli aerei che portano comunque turisti, movimento che è utile, e non c'è una concorrenza tra uguali. Se Amazon vende sulla rete, tutti stanno cominciando a comprare, costa di meno, non c'è il negozio, le tasse le paga poco, e dove? È ovvio che poi il negoziante, anche nelle grandi aree metropolitane, chiude perché non regge più, poi è una famiglia che c'è al negozio, campava, alla fine non camperà più, che fanno il concorso, si mettono pure loro in coda per essere assunti al comune, che anche nella grande città riduce l'occupazione. Se questo è indotto, poi Amazon non è che si deve abolire, è un progresso telematico, noi siamo modernizzatori, io ho contribuito al wifi, al digitale terrestre, alla banda larga, però quello deve pagare delle tasse, se no se il negoziante anche del piccolo comune deve avere la pizzeria, uno anni fa scrisse un libro, volevo aprire una pizzeria e ha raccontato una storia della impossibilità, che diceva alla fine la sua dipendente diceva sono incinta, allora doveva giustamente avere, ci mancherebbe altro, il periodo di riposo pagato dall'INPS, poi la vedeva lavorare alla pizzeria di fronte, così l'INPS gli pagava giustamente i soldi della maternità, però quella lavorava in nero, e poi la canna fumaria, e alla fine questo spiegava in questo libro che in Italia aprire una pizzeria, che sembra una banalità, è difficilissimo. Ora, la metaforica pizzeria irlandese perché deve costare di meno? O la pizzeria, o il pensionato che va in Portogallo, o il grande operatore del traffico aereo Ryanair, o il grande protagonista della rete Google, Amazon e tanti altri, perché devono utilizzare queste furbizie fiscali all'interno dell'Europa?
Quindi c'è qualcosa che non va. Allora, noi non dobbiamo distruggere l'Europa, perché poi se ci separiamo dove andiamo? Alla fine vale pure per quelli che volevano fare la padana indipendente. Il Veneto si fa indipendente e che conta nell'Europa? Non li ascolterebbe nessuno. Anzi, noi già come europei siamo 500 milioni, i cinesi saranno circa 1,5 miliardi, gli indiani hanno superato 1 miliardo. Quindi l'Europa deve trovare la forza culturale, identitaria, storica di essere coesa per non farsi sommergere. Dal sud del pianeta arrivano flussi di immigrazione giganteschi, dovremmo arginarli, disciplinarli, ma ovvio che l'Africa da qui a 50 anni saranno il doppio di adesso e chi ci sarà, che fatica avrà da vedere. Quindi io credo che dobbiamo affrontare anche dal territorio piccolo, dai comuni che rischiano di essere spopolati, dai comuni che hanno già una miriade di penalizzazioni e anche le isole minori, che può essere un pretesto dialettico perché, come dire, si capisce in maniera più istintiva, poi alcune isole tutti le conoscono, perché in Europa c'è questa disuguaglianza. Allora noi dobbiamo dare un vantaggio, una prospettiva, perché poi sennò dobbiamo fare dopo l'assistenzialismo, l'intervento, l'aiuto che costerebbe di più di un premio, che poi si può anche collegare alla creatività dei comuni, alla capacità innovativa, alla capacità produttiva. Ma questo è un tema che va assolutamente affrontato, altrimenti c'è l'assistenzialismo, c'è il pianto, c'è la richiesta di soldi, che è la cosa più facile da dire, mi serve questo, uno, nessuno manderà un assegno, un bonifico o un bitcoin o una moneta elettronica, nessuno manderà niente. Noi dobbiamo cercare di costruire una risposta che eviti l'impoverimento del territorio, la morte dei piccoli centri italiani, utilizzando anche una leva fiscale, un vantaggio che possa esserci. Cioè, a quel punto uno che diventa pensionato, perché deve andare in Portogallo? E verrà a Soveria Mannelli o andrà nel suo comune originario del Piemonte o di un altro posto, dove ritrova anche un'identità, un ambiente. Questi che vanno in Portogallo avranno un vantaggio, mi sembrano quelli che, degli esuli sostanzialmente. E allora io credo che noi su questo dobbiamo interrogarci. Quindi abbiamo trovato la ragione per la ulteriore visita, che non faremo però tra 10 anni, la faremo tra 3 mesi, tra 4 mesi, per capire da una realtà come questa quale può essere una proposta che non faccia morire la vita, l'identità, la storia, le biblioteche, la cultura, gli sforzi che avete fatto, perché poi qua il problema principale è il lavoro e il futuro, non è solo intitolare in maniera originale la strada. Perché il largo e lo dobbiamo fare al largo e giovani questo convegno, perché deve essere un tema dove anche la toponomastica creativa deve però richiamare una problematica reale. Lo dico per dare, come dire, un senso e anche un'agenda a noi stessi, cioè oltre alla, come dire, la gioia dell'incontro, la visita alla comunità, il toccare i libri della biblioteca che tu hai creato, incontrare il sindaco che guida questa comunità, sentire quel racconto, insomma, che poi conosco, perché poi diciamo, anche la capacità di informare è stata forte. Dobbiamo darci un obiettivo concreto, su cui vediamo se poi coinvolgiamo realtà istituzionali, amministrative, di qualsiasi pensiero e orientamento, non è un problema di partito o di partiti. Perché io quello che non capisco, guardate, io mi occupo di tante cose, no, questo ce l'ha chiesto l'Europa, questo non si può fare perché l'Europa lo vieta. E poi se uno mo c'è la gara europea per fare il venditore ambulante. Cioè tu, se devi vendere le scarpe a un mercato rionale, devi fare la gara europea per avere la concessione, no? È la Bolkestein, si chiama, la direttiva Bolkestein. Quindi vendere le scarpe in un mercato, poi quelli che lo fanno un giorno in un paese, un giorno in un altro, non mi sembrano dei nababbi, devono fare la gara europea per avere lo spazio dove mettere il loro banchetto. Allora l'Europa, non è possibile che se io vendo le scarpe un giorno a Soverato, un altro giorno a Lamezia, un giorno a Velletri, un giorno a Anzio, devo fare la gara europea. E poi, invece, se faccio la compagnia aerea, il commercio sulla rete come fa Amazon e mille altre cose, non si capisce manco dove pago le tasse. E alla fine ne pago zero. In questi giorni sui giornali il tema si è riscaldato e si vedono anche le cifre che sono sconcertanti. E quindi allora andiamo a prendere un po' di risorse da quelli che ce le hanno, che hanno pochissimi dipendenti e moltissimi guadagni, e diamo una speranza a quelli che hanno troppe tasse da pagare, poche risorse per campare e il diritto di avere un futuro anche a casa propria. Credo che questo sia, e mi avvio rapidamente alla conclusione, un argomento di riflessione importante, perché coniuga le ragioni della modernità con la difesa però di presenze, le sofferenze che poi attengono appunto alla viabilità, alla scuola, al lavoro, ai bisogni primari, che poi noi possiamo cercare un po'
di condire con l'innovazione, con la speranza, ma servono poi delle risorse. E secondo me questo aspetto di zona che si sta, se no poi dirà il sindaco di Ventotene e altri 116, mandateci un altro po' di gente, perché poi nell'illusione che ci sia il sussidio, la cooperativa, c'è un giro, se ci sono 5 miliardi ci si avvicina alla criminalità, l'abbiamo visto, insomma, no? C'è stata un'operazione qualche mese fa nel Crotonese, Isola Caporizzuto, ci fu in quell'altro centro in Sicilia, ci sono traffici di vera natura, non diciamo quello che accade nel Nord Africa, di speculazione, e da allora non possono essere invece, dicono alcuni dei comuni, a gestire queste risorse. Noi invece facciamo un discorso che guardi anche agli italiani, alla gente che vive in questi comuni, ai ragazzi. Non è razzismo questo, pensare alla gente della nostra terra. Poi, spendendoli lì, anche i sindaci del, inviteremo un sindaco del Fezzan, se vuole venire, dire guarda, una quota, ti riserviamo il 5% di quello che si può risparmiare dalle tasse europee, purché poi la gente te la tieni là, tanto se vengono qua ci costano lo stesso, e quindi, come ripeto, le adozioni a distanza che tanta gente fa, e fa bene a farle, uno con pochi soldi aiuta qualcuno che se venisse qua costerebbe molto di più, con tutta una serie di problemi. E quindi io credo che anche davvero se ci fosse un sindaco del Fezzan sarebbe per dire guardate, noi ci abbiamo questi problemi qua, ma tu renditi pure conto, insomma, no? Che per quanto l'Italia debba aiutare, perché noi stiamo qui comunque in una sala di un comune col microfono, la luce, e altri stanno peggio di chi sta peggio in Italia nelle varie parti del mondo, però noi dobbiamo anche pensare un po' a chi sta peggio in Italia, e poi per una parte faremo quello che anche da buoni cristiani si possa fare. Ecco, credo che questo motivo di riflessione che mi ha esortato questo nostro incontro sulla democrazia, i comuni, il territorio, la partecipazione, debba essere vissuto anche in termini di proposta e di sfida. E secondo me questo anche nel quadro, come vedete, si va dall'Europa ai comuni, per dire che non ci può essere una regolamentazione ingiusta in cui i grandi pagano sempre meno, in cui i furbi si inseriscono e sono paesi fondatori. La stessa Fiat, che oggi si chiama FCA, ha spostato la sede legale in Olanda, vuol dire che conviene andare in Olanda, no? E l'Olanda è uno dei paesi che ha fondato l'Unione Europea, non è un paese che ha aderito ieri, quindi gli diamo una condizione di vantaggio. E allora noi perché ci dobbiamo relegare in una condizione di svantaggio? Io non voglio che noi usciamo, che andiamo, che facciamo. Dove dobbiamo andare? Che dobbiamo fare? Soli, Orazio sol contro l'Etruria tutta, diceva il poeta. Dobbiamo stare in un contesto europeo, ma il contesto europeo allora deve dire, signori, alcune misure differenziate in tutta Europa a chi più soffre e ne ha bisogno, e così vedremo, anche collegandole a degli obiettivi, inventeremo dei traguardi, dei parametri qualitativi, che chi ha un'opportunità la usa male e entro 5 anni la perde. Si può, come dire, studiare, ma è un problema importante in una fase di rifondazione dell'Unione Europea, che o cambia o muore, di problematiche che l'Italia vive intense. E così forse anche da questa riflessione serale di Soveria Mannelli, che è un nome e un cognome, una storia, un'entità e dei protagonisti, attività editoriale, attività produttiva, conserva luoghi e tradizioni, chissà che non venga poi un'idea che possa germogliare e dare anche una risposta, non solo a Soveria ma a tutte le soverie, che non sono soverie come Soveria, che però lo potrebbero diventare, e auguri a tanti posti di essere come Soveria. Grazie infinite al senatore Maurizio Gasparri per le cose che ha detto, per essere venuto qui a Soveria a farci visita e per gli spunti importantissimi e numerosi che ci ha dati. Grazie a Mario Venturi per aver invitato il senatore Maurizio Gasparri e per la puntuale presentazione della città. Grazie a tutti voi che con la vostra presenza avete intensificato questa riunione. Grazie.